Ad aprire il vaso di Pandora era stata Iside Russo, presidente della Corte d'Appello di Salerno, nella relazione introduttiva al nuovo anno giudiziario. Il magistrato aveva sottolineato come tra i beni confiscati alla Camorra a Salerno ci fosse un centro polifunzionale inaugurato ad Ogliare nel febbraio 2015 alla presenza, fra gli altri, del governatore De Luca e ribattezzata Casa di Valeria, un nome non casuale secondo i giudici scelto in onore della moglie del presunto capoclan Raffaele Viviani, con le istituzioni politiche non solo che di fatto hanno presenziato al taglio del nastro di un bene sì confiscato alla Camorra, ma intitolato pur sempre ad un familiare appartenente alla criminalità organizzata. Quattro le persone indagate dalla procura: l'assessore alle politiche sociali Nino Savastano, due funzionari di Palazzo Guerra e il gestore della struttura. Verifica in corso anche da parte della direzione investigativa antimafia. Il caso è finito in commissione trasparenza al Comune di Salerno con il presidente Cammarota che vuole vederci chiaro. L'assessore non si è reso indisponibile, ha solo rappresentato che c'è un segreto istruttorio confermando pertanto l'indagine penale e tuttavia noi vogliamo comunque i documenti e gli atti accessibili alla Commissione. Dal punto di vista politico siamo di quelli che hanno detto che le case confiscate alla Camorra devono avere non il familiare del boss come intitolazione, ma la caserma dei carabinieri. Una proposta che abbiamo fatto e ribadiremo. Il livello giudiziario che appartiene alla procura, che è titolare dell'azione penale, a noi non compete. C'è il livello politico che appartiene alla lotta politica e all'istituzione, non compete. Per quello che mi riguarda e mi compete c'è invece l'approfondimento e la trasparenza appunto sugli atti, i documenti che può e deve produrre.